Benvenuti in una nuova canonica del Salotto Monogatari e in una nuova puntata delle Halloweeks o del Halloweek 5, quindi da lì cioè, si capisce benissimo graficamente che quel 5 dovrebbe essere una S, ma se non si capiva lo ribadiamo. E oggi sono qui con Ale per parlare di fiabe che diventano horror, oppure più in generale, per non utilizzare insomma definizioni restrittive, di storie per bambini che vengono traslate in horror di serie B o di serie Z low budget con fortissimo shock value, potremmo dire. Ora andiamo Direi nei serie dettagli. Z, più che serie Direi serie Z. Sì. almeno i film che tratteremo sono tutti ampiamente serie Z. Esatto, e quello che abbiamo fatto è una sorta, almeno quello che cercheremo di fare in puntata, è una sorta di, come dire, studio quantitativo e qualitativo di film che abbiamo accuratamente selezionato, soprattutto negli ultimi anni, sulla scia di quello che probabilmente saprete essere questo universo delle Twisted Childhood, cioè che parte da Winnie the Pooh, Blood and Honey, e poi si espanderà fino a Bambi e Peter Pan per poi avere un film assemble stile Avengers, quindi un altro multiverso, un altro universo condiviso al cinema. Partiremo da quelli per poi, insomma, spaziare su esperimenti che su quella scia hanno cercato di traslare queste storie per bambini in story horror o slasher, come dire, di bassa lega, di bassa categoria. Ah, I film scusa, al che... cinema, ma sono passati al cinema questi film. Allora, Winnie the Pooh sì, Ah, Winnie the Pooh sì, sì, ok. come ormai sta passando anche Terrifier al cinema, nel senso credo che il primo forse in Italia non fosse passato comunque in pochissime Ma sale. neanche il secondo, credo. Sarà passato Sì, il solo in secondo on che demand, forse. invece il terzo è diventato praticamente, soprattutto in Italia, un evento di Halloween, infatti il 31 sicuramente ci sarà molta gente che andrà al cinema a vederlo. I Winnie the Pooh credo, suppongo siano passati forse in poche sale, gli altri sono quasi tutti direct to video, direct to streaming, che si trovano soprattutto in piattaforme americane che possono essere anche visionabili in Italia. Winnie the Pooh si trova, il primo si trova su Amazon Prime Italia. Esatto, il primo è stato poi preso come diritti di distribuzione da Amazon Italia. Niente, io comincerei appunto da Winnie the Pooh per discutere dal primo, Winnie the Pooh Blood and Honey, che è uscito nel lontano 2000, no. Sì, lontano 2023, esatto, perché sono L'anno usciti scorso, sì. quasi back to back, il primo nel 2023 e il secondo nel 2024, e partirei insomma con il primo punto fondamentale, ovvero quanto effettivamente queste storie per bambini possono essere rinarrate in chiave horror. Ora, ciò che ci diciamo io e Ale è che da un certo punto di vista Winnie the Pooh è la storia più sbagliata da riportare o da riproporre in chiave horror, perché è una storia che non ha dei contenuti creepy. Ora, noi sappiamo benissimo che la Disney ha fatto un'operazione, diciamo, di pulitura di quelle che erano gli elementi creepy o gli elementi horror delle favole dei fratelli Grimm e ha, come dire, creato un nuovo canone di tradizione orale, di favole per bambini o di fiabe che potessero avere una morale coerente con i tempi e comunque potessero essere visti dai bambini, pur conservando, come si diceva anche tempo fa, con Dario, insomma, con altre persone all'interno del salotto, pur conservando elementi creepy. Per esempio, alcune scene di Pinocchio sono sicuro che da piccolo gli spettatori avranno fatto paura, comunque avranno stimolato sentimenti di disagio come li hanno stimolati a noi. Per esempio, i bambini che vengono rapiti e vengono portati nel paese dei balocchi. C'è quasi un sottotesto di pedofilia, di traffico di bambini. Però la cosa fondamentale è che sostanzialmente Winnie the Pooh non ha questi elementi creepy e quindi non può essere, secondo me, poi vediamo che ne pensate, ritrasposto in chiave horror. Infatti, quello che si nota da subito è che almeno il primo, poi arriviamo anche al secondo, almeno il primo Winnie the Pooh riproposto in chiave horror è sostanzialmente una riproposizione di cliché degli horror, degli slasher di un certo tipo. Viene in mente comunque figure del calibro di Michael Myers e di Leatherface, in cui ci sono queste due persone sostanzialmente mascherate, perché comunque con il budget ci si rende anche conto che sono persone mascherate, e viene riproposta la storia di Winnie the Pooh con un'introduzione animata disegnata in cui viene detto che Christopher Robin ha potuto conoscere queste creature antropomorfe, quindi già c'è una grossa differenza rispetto alle creature originali della storia, quindi sono una specie di mutanti. Questa cosa viene rimarcata più di una volta, con cui lui ha fatto amicizia, e poi lui in adolescenza si è dovuto allontanare per il college, per l'università, e loro durante l'inverno non riuscivano più a mangiare, perché sostanzialmente il mangiare glielo portava sempre Christopher Robin, provvedeva al loro sostentamento,
E alla fine sono dovuti ricorrere al cannibalismo e si sono dovuti mangiare i O. Infatti c'è una scena molto ridicola più avanti in cui sentono la voce di O mentre toccano la sua coda che si sono tenuti insomma, in uno dei capannoni. E Che poi allora da lì parte. non so se si possa parlare di cannibalismo, visto che sono un orso e un maiale che mangiano un asino, cioè alla fine ci Sì, sta effettivamente sì, effettivamente sì. anche. Ora non ricordo se viene detto No, non lo cannibalismo. so, però cioè, dato che sono antropomorfi, un po' viene da chiamarlo cannibalismo, però effettivamente sono specie diverse. Era strano che riuscissero a convivere. Ecco, e queste creature, insomma, essendo anche mutanti antropomorfi, riescono a parlare e decidono, fanno un patto tra di loro per tornare a uno stato ferale e prendersela con tutta l'umanità della cittadina vicino al Bosco dei 100 Acri, perché sostanzialmente sono stati abbandonati da Christopher Robin, allora iniziano a nutrire questo odio nei confronti dell'umanità. A un certo punto la storia comincia con Christopher Robin che torna nel Bosco 100 Acri con la sua attuale fidanzata per provare a fargli vedere questi mostri mutanti che in realtà non sono più come li ha lasciati, quindi sono diventati ferali e sembrano appunto quasi dei redneck rimasti nelle roulotte, nelle cave di questo bosco che si sono creati, insomma, delle case e vanno alla ricerca di cibo umano, cioè vanno alla ricerca di umani da uccidere e poi mangiare. E quindi secondo me il punto è che, punto fondamentale, poi lascio la parola a Ale, è che Winnie the Pooh forse tra tutti i film che abbiamo scelto è quello che meno si presta proprio originariamente ad essere trasposto in chiave horror, tant'è che queste figure appunto sembrano semplicemente figure di un ipotetico normalissimo slasher di serie B, serie Z, mascherate poi con quest'idea di ritrarre Winnie the Pooh e Pimpy, perché tra l'altro ricordiamo che la possibilità di creare questi horror di cui parleremo si basa molto sul concetto di free use, quindi la parodia, senza appunto utilizzare i nomi o l'apparenza simile a quello originale, oppure sul concetto di copyright, che ormai per alcuni di questi personaggi non sussiste più, soprattutto nel caso di Winnie the Pooh e di Pimpy nel primo film, e poi di Tigro e di Uffa, il gufo di Winnie the Pooh nel secondo. Guarda, io l'unica obiezione che mi viene da farti a quello che hai detto, perché in realtà sono d'accordo con tutto, l'unica cosa sulla questione che Winnie the Pooh sia una storia sbagliata da trasporre in chiave horror, mi verrebbe da dire che in realtà tutto sommato potenzialmente è sicuramente più difficile da fare, perché è una di quelle che guardando i cartoni animati meno ti viene da interpretarla in chiave horror. Però allo stesso tempo mi viene da dire, però è scontato fare un horror da un film come Pinocchio, tutto sommato, perché già si presta, o anche da Alice nel Paese delle Meraviglie, sono storie che tutto sommato si prestano, o anche Biancaneve, per dire, tant'è che hanno fatto delle versioni di Biancaneve anche ad alto budget, che action, o comunque che hanno degli elementi horror, e anche di altri film in generale della Disney. Winnie the Pooh in realtà è vero, cioè sono d'accordo che sia una scelta poco scontata in realtà, però tutto sommato, cioè potenzialmente ci potrebbe anche stare, cioè l'idea appunto di questi animali che cioè, rifiutano la loro natura, diciamo umana, la loro umanità, che è una cosa in realtà innaturale in loro, la rifiutano e quindi ritornano al loro stato di bestie, però antropomorfe, e che iniziano a far fuori tutti. Poi chiaramente il grosso limite di questi film è che tutto si limita semplicemente a questo presupposto, e poi dopo si tratta effettivamente, come ben detto, degli normalissimi slasher con delle persone che indossano delle maschere e uccidono gente e basta, perché vogliono uccidere gente, perché si vogliono vendicare dell'umanità, perché l'umanità gli ha fatto un torto. E quindi alla fine il film, entrambi, sia il primo che il secondo, tendenzialmente si basano su questo. Poi in realtà il secondo è un pochino. Sicuramente nel secondo è aumentato il budget, quindi c'è una.
c'è un po' una maggior cura sia delle inquadrature, sia della regia, anche della gestione di un minimo di tensione, anche un pochino della scrittura, c'è cioè un minimo di scrittura dei personaggi, però è sempre tutta roba molto, cioè molto superficiale, cose che comunque. Se uno guarda, no, anche film, diciamo, mainstream della Disney, comunque sono sempre storie trite e ritrite sul trauma, personaggi, nel secondo in particolare c'è Christopher Robin che in qualche modo, cioè che non viene creduto dalla comunità per la strage che è avvenuta nel primo film, cioè nel film precedente, e molti incolpano Christopher Robin di essere stato lui e aver commesso i crimini, quindi la città non crede a quello che lui dice, perché giustamente lui dice che ci sono dei tizi con degli animali antropomorfi che ammazzano la gente e giustamente nessuno gli crede. Però c'è questa cosa che mi faceva effettivamente notare Simone, c'è una scena nel 2 in cui un ragazzino sta guardando alla televisione il primo film di Winnie the Pooh, Blood and Honey, in cui appunto, cioè, si vedono proprio le scene del primo Winnie the Pooh, e quindi ti viene, Simone mi faceva notare giustamente che quindi vuol dire che c'è chi crede cioè, nel senso, la storia di Christopher Robin è stata anche adattata in forma filmica dal suo punto di vista, quindi e quindi non. C'è pure Sì, addirittura. perché cerchiamo un attimo di tirare i fili. Praticamente nel primo film Christopher Robin viene rapito a inizio film e poi viene mantenuto in vita, insomma, per poter essere torturato il più possibile per via dei suoi crimini. E poi la storia si sposta su una serie di ragazze che prendono in affitto una specie di B&B, un casolare in mezzo al bosco dei 100 acri. Una ragazza traumatizzata appunto per questioni di stalking, tant'è che inizia la storia di queste ragazze con lei che va dallo psicologo, quindi come diceva Ale, il trauma è un punto condiviso un po' da tutti questi film, per questo parlavo un po' di studio quantitativo, perché abbiamo cercato di raccogliere un po' gli elementi in comune, gli elementi di differenza, e praticamente vediamo ogni tot Christopher Robin che viene torturato per poi alla fine liberarsi e riuscire a scappare, quindi nel secondo film tornerà Christopher Robin anche seppur recastato. E quindi nel primo film vediamo anche il suo punto di vista di lui che non potrebbe essersi mascherato come per esempio in uno Scream, essere uscito, aver compiuto gli omicidi e poi essere tornato e far finta di essere il carnefice. Quindi bisognerebbe capire, diciamo, dal punto di vista teorico, che forse è la cosa più interessante di questi universi condivisi, cosa effettivamente cambia all'interno del primo film visto nel secondo film, tant'è che c'è una scena molto meme in cui Winnie the Pooh, avvolto da questi fulmini, dice It's Pooh in Time, che è un meme, insomma, va avanti da un paio d'anni. Ora non so rintracciarne l'origine, onestamente, ma va avanti da un paio d'anni già per il Morbius della Sony. E quindi dico, si potrebbe dire che chi ha commissionato il film crede a Christopher Robin perché ci sarebbero effettivamente queste scene, oppure dobbiamo credere che il film sia differente rispetto a quello che abbiamo visto noi, nonostante in TV noi vediamo scene molto simili o comunque uguali a quelle che No, abbiamo già sono le visto, stesse. tranne questa qua, esatto. Sì, sono proprio le scene del primo film, palesi. La cosa interessante, cioè io quando l'ho visto, la cosa che mi ha fatto molto ridere è che appunto nell'universo, diciamo, nella realtà diegetica di Winnie the Pooh 2, il primo film è un film. Quindi non è sostanzialmente cioè il primo film di Winnie the Pooh è praticamente la rappresentazione tratta da una storia vera all'interno della realtà diegetica di Winnie the Pooh 2. E quindi in questo modo giustifichi anche il fatto che sia cambiato l'attore che interpreta Christopher Robin, perché l'attore del primo film in realtà era effettivamente un attore di un film e non era il vero Christopher Robin. Esatto, invece per tornare al punto che dicevi tu all'inizio, io sono anche d'accordo che da un punto di vista di shock per lo spettatore sia molto più utile andare a pescare un Winnie the Pooh. È anche molto controtendenza perché anche loro comunque stanno arrivando a fiabe un po' più creepy già di partenza, come per esempio Peter Pan o anche Bambi, che comunque con le scene di caccia potrebbe recuperare un po' di fattore horror. Quindi da un lato, dal punto di vista dello shock, che è quello che credo interessi in generale alla produzione, e si capisce insomma dal tipo
di messa in scena, dal modo in cui poi vengono portati avanti gli omicidi, eccetera. Insomma, cioè, sono molto gore come film, ecco, quindi Sì, per esatto. i meno avvezzi forse sarebbe meglio non vederli, però sono, hanno anche, diciamo, un lato un po' divertente. Per esempio, io e Ale parlavamo della possibilità che potessero essere, oltre che dei retelling horror di storie per bambini, potessero essere anche delle simil parodie, perché per esempio in Winnie the Pooh a me una cosa che ha fatto molto ridere è che la ragazza, credo si chiamasse Tara, vittima di stalking, a un certo punto se ne esce dicendo: ragazzi, andiamo nella mia camera perché io ho una pistola, ci possiamo difendere con la mia pistola per autodifesa. Ora, se uno immagina una pistola per autodifesa, che comunque va tenuta in borsa, va tenuta, insomma, al fianco, quello che è, si immagina una pistola di dimensioni contenute. Invece in realtà la ragazza va nel cassetto ed estrae una colta a canna lunga, che comunque, diciamo, è una gag molto visiva, a mio parere. Non so quanto effettivamente conscia o inserita per essere una gag, però sono elementi che riscontro anche in altre scene, come quando una signora viene torturata da Pimpi, che ha questa maschera appunto più da facocero che da maiale, perché insomma ha delle zanne abbastanza imponenti, e poi a un certo punto si libera, vuole affrontare Pimpi, hanno questa specie di stallo alla messicana attorno a un fuoco che diventa sempre più forte, sembra quasi una boss fight da videogioco. Quindi secondo me questi elementi ci sono e torneranno anche in altri film di cui parleremo dopo. Sì, ma su questo sono d'accordo. Ma allora, secondo me potremmo anche, non lo so, delineare cioè usare un po' magari la questione del trauma di cui parlavamo prima di registrare in privata, per magari passare anche agli altri film. Però appunto in Winnie the Pooh. Il discorso del trauma, diciamo, è più caratterizza, cioè, caratterizza di più il secondo film più che il primo. Cioè, il primo è fondamentalmente, nel senso, gli animali fondamentalmente Siccome si muoiono. viene cacciato Christopher Robin praticamente dalla narrazione, quindi smette anche di essere, come dire, Winnie the Pooh centrato, cosa che invece secondo lui è molto di più, come diceva Ale. Il trauma di stalking di questa ragazza alla fine non sussiste in nulla, perché sì, vediamo Winnie the Pooh che sembra Michael Myers che si nasconde dietro cespugli nel primo Halloween, però alla fine entra in casa e fa una mattanza, cioè non dura molto e non ha una risonanza tematica rispetto a quello che è il trauma della protagonista. Il trauma, diciamo, viene spostato sui mostri che sono diventati ferali proprio perché hanno dovuto mangiare io, e allora non dico che dovremmo provare pietà, però insomma un attimo di contestualizzazione del perché loro compiono degli omicidi. Sì, però questa cosa qua poi alla fine viene un po' cambiata col secondo film, in cui intanto Christopher Robin non solo è traumatizzato da quello che gli è successo nel primo film, ma anche dal fatto che pian piano lui, attraverso le sedute di terapia, scopre anche del suo passato, che in realtà non è un passato idilliaco come lui se l'era immaginato, di convivenza con questi animali, ma in realtà lui conviveva con questi simili animali che però già si comportavano in maniera bestiale, facevano già cose da bestie, uccidevano animali, li squartavano, eccetera. Però lui queste cose qua le ha rimosse e attraverso la terapia le riscopre, e quindi scopre un passato che aveva in qualche modo rimosso lui, no? E questo fondamentalmente è il trauma di Christopher Robin. Poi c'è anche il trauma degli animali, cioè di Winnie the Pooh e i suoi amici, che è invece dovuto al fatto che in realtà loro sono dei ragazzini, cioè si scopre nel film che sono dei ragazzini che sono stati rapiti e attraverso delle modifiche genetiche trasformati in questi mutanti umani e animali. E quindi c'è il trauma del fatto di essere dei bambini rapiti e poi trasformati in delle bestie. E quindi, sì, quindi c'è questo tema qui, nel secondo, cioè viene un po' creata un po' questa backstory, questa lore del mondo, che è un po' più articolata. Poi, per carità, secondo me sono anche le parti un po' più deboli del film, i momenti in cui viene spiegata sta parte, perché il film rallenta eccessivamente per darti queste spiegazioni e perde molto di ritmo. Però
Questa è un po' la cosa del, la questione del trauma in Winnie the Pooh. E invece un altro film che io ho visto e Simone ha visto è Mad Heidi, che è, questo è diventato famoso in realtà per il suo essere un film totalmente indipendente e finanziato tramite Kickstarter. E in realtà questo film è palesemente e vistosamente un film di serie Z, una parodia, perché appunto c'è Heidi che vive in questa Svizzera un po' nazista, in questa specie di Svizzera distopica, che sembra appunto la Germania nazista, governata il cui governatore è fondamentalmente una specie di Hitler che vuole praticamente imprigionare tutti gli intolleranti al lattosio e produrre del formaggio, diciamo, geneticamente modificato al fine di darlo in pasto alle persone e renderle praticamente dei super uomini che sottostanno a tutto il suo volere e quindi diventano dei super uomini senza cervello, delle sorta di zombie che eseguono i suoi ordini senza esitare. E, tra l'altro, carino il cameo in realtà no, perché è l'antagonista del film, il governatore della Svizzera, interpretato dall'attore di cui adesso mi sfugge il nome, ma è il protagonista di Starship Troopers, e funziona secondo me molto bene come simil Hitler un po'... Se non ho capito male è Casper sì, lui. Van Dien. Okay. Casper Van Dien, esatto, lui. Qua il trauma, visto che stavo usando un po' il trauma per fare un po' da fil rouge attraverso questi film, il trauma è dovuto principalmente all'uccisione del fidanzato e poi del nonno di Heidi da parte dei soldati svizzeri, e quindi Heidi sostanzialmente, a causa di questa della vista dell'uccisione sia del fidanzato che del nonno, della morte delle due persone a lei più care, vuole fondamentalmente vendicarsi e uccidere prima il comandante che uccide effettivamente entrambi, sia il nonno che il suo fidanzato, e poi anche ovviamente il governatore della Svizzera. E questo è fondamentalmente il pretesto per cui Heidi diventa fondamentalmente una macchina da guerra all'interno del film. Poi il film in realtà a me ha ricordato molto una parodia di una sorta di Kill Bill e Bastardi senza gloria, tutto sommato. Perché un po' anche lo stile fa un po' il verso a quel genere lì, un po' pulp, molto eccessivo nelle uccisioni. Poi c'è tutto l'addestramento di lei che va in prigione, fugge dalla prigione e trova una specie di una donna nella foresta che la addestra all'arte del combattimento con le armi da taglio, con la spada e con l'alabarda. E così via, e c'è tutta poi una sequenza all'interno del film di addestramento, direi, che ricorda molto chiaramente Rocky, ma poi a me ha ricordato principalmente Kill Bill in questo senso. E una cosa, secondo me, è un film tutto sommato ben fatto, nel senso, cioè, a livello anche di effetti, soprattutto di effetti visivi, cioè il mondo è anche molto saturo in realtà, molto colorato. C'ha il difetto di queste produzioni un po' basso budget, cioè un po' la recitazione un po' legnosa, un po' rigida di quasi tutti gli attori, tranne appunto... I cali di ritmo. E poi i cali di ritmo dovuti all'esposizione, è una roba che ammorba tutti questi film, secondo me, in cui proprio devono fermarsi totalmente e spiegarti delle cose quando tu vorresti solo mattanza a tutto spiano, perché alla fine li guardi sostanzialmente per quello, perché sono film di serie Z che già anche dai trailer ti promettono sangue a palate, arti smembrati, queste robe qua, cioè sono eccessivi, quindi non sono violenza
gratuita, ma di tipo che dici disturbante, un tipo di violenza che fa ridere perché è talmente eccessiva che non ha senso, un po' appunto alla Tarantino, no? E quindi c'è cioè, quel tipo di violenza è davvero solo sangue, ma è anche assurda e talmente esagerata che è irrealistica, e quindi non ha non ti dà quel senso di, come dire, non Di è realtà. esatto, cioè non è per nulla realistico, niente. Ma anche il fatto semplicemente di Heidi che diventa una macchina da guerra fa già ridere come concetto, cioè è ridicolo di base, quindi, quindi non ha. Non vedo perché non cavalcare tanto quest'onda delle scene d'azione, anche un po', magari, tra virgolette, fini a se stesse, cioè scenette, un susseguirsi di scenette d'azione, piuttosto che creare queste sorte di legami che poi alla fine. Cioè, mi sembra sempre che a livello di scrittura non funzionino perché ti allontanano, ti fanno uscire di più dal film piuttosto che farti entrare. Non so come dire, non so se anche tu hai avuto un po' questa sensazione guardando gli altri film. Sì, sono Però mi sembra d'accordo. una cosa che li accomuna tutti. Vai pure. Abbastanza, sì. Io volevo tornare proprio un secondo in volata ai Winnie the Pooh per una questione particolare che secondo me ci può servire anche dopo. E poi mi ricollego alla macchina da guerra perché è molto utile per il film sul Grinch, che tra l'altro è uno dei più simpatici, uno dei più parodici della lista. Poi la lista comunque la mettiamo in descrizione, ovviamente. La cosa interessante è che comunque. Pare, o comunque magari ce li vediamo noi i riferimenti, è che i registi comunque siano grandi consumatori sia di cinema che dell'horror, tant'è che come dicevo prima ci sono riferimenti in Winnie the Pooh palesissimi a Michael Myers anche da un punto di vista visivo, diciamo, oltre che tematico, così come a me ha ricordato, ovviamente questo non credo sia conscio, sarà sicuramente ripreso da un'altra parte che non conosco, quando Tigro nel secondo Winnie the Pooh infila, diciamo, gli artigli in questa grande per cercare di andare da una vittima, gli urla Dance, bitch, dance, che è quasi di coriniana memoria di proprio un annetto fa. Quindi è stato molto divertente anche da vedere. E secondo me, dico, la forza dei film non risiede tanto, di questi film non risiede tanto, per quanto possa essere forza, ecco, non risiede tanto nel fattore nostalgia di rivedere questi personaggi, che comunque sono profondamente cambiati per questione di copyright, alcuni meno, tipo il Grinch è molto, molto, molto simile. Alcuni sono profondamente cambiati e quindi diciamo che è possibile che tolte diciamo questioni di lore come dicevamo prima in Winnie the Pooh 2 è possibile che questi personaggi vengano visti come altro, cioè il fattore nostalgia si attiva e non si attiva. È più efficace insomma andare a ripescare come fattore nostalgia questo immaginario horror abbastanza condiviso in cui esistono e coesistono tutti questi slasher. Per esempio in Winnie the Pooh 2 c'è la figura del bidello, insomma di questo inserviente all'interno dell'ospedale che è un po' la figura Freddy Kruegeriana del film perché appare, scompare e poi si dà a Christopher Robin la chiave per risolvere il mistero di questi mostri mutanti. Per tornare invece appunto come immaginario a quello dell'eroina che si trasforma in seguito a un trauma, The Mean One, uscito nel 2022 di Steven La Morte, o La Morte, è appunto un retelling che parte con questo narratore che dice che la storia originale del Grinch non è quella che ricordiamo, ma è quella che vedremo all'interno del film. Però giustamente non possono nominare proprio per questioni di copyright, infatti è una parodia horror fatta sotto il vessillo del free use, non possono nominare il Grinch che verrà chiamato The Mean One, tanto che ci sarà una gag nel film in cui viene quasi chiamato Grinch e poi c'è la barista che dice l'ordine di Michael Finch è pronto, quindi c'è questa gag diciamo dialogica che è abbastanza da la caratura e il peso del film. Il Grinch, tra l'altro, che è una cosa insomma, che accomuna un po' tutte queste produzioni, che hanno figure ricorrenti, il Grinch è interpretato da David Howard Thornton, che fu già figura l'attore dietro la maschera di Art il Clown dei Terrifier, tant'è che molte delle movenze sì, rimandano al Grinch, ma ricordano un po' quella mattanza divertita, forse non molto divertente. Ora, io ho visto il primo Terrifier, dovrei vedere gli altri, non mi era piaciuto granché. Molto Sì, divertita anche a me non era piaciuto di il primo. quest'attore che comunque si vede che entra abbastanza all'interno delle parti. E quindi il punto è che la madre di Cindy Lou viene uccisa per
per sbaglio si scoprirà poi all'interno del film dal Grinch che stava rubando il Natale a casa di Cindy Lou, e allora viene identificato come mostro anche da Cindy Lou, e poi si scoprirà alla fine che lui è traumatizzato da questa cosa e ha iniziato a diventare una figura ferale che fa una mattanza all'interno dei boschi di Newville. E quindi anche qui c'è un altro trauma condiviso, perché Cindy Lou, che a un certo punto ritorna nella sua città natale con il padre, che verrà ucciso ovviamente, in cui tutta la città ha deciso di non appendere più, come dire, decorazioni natalizie, perché queste attirano il Grinch come se fossero, insomma, la coperta rossa del toro, e poi lo provocano, e provocano poi la mattanza sulla città. E quindi Cindy Lou a un certo punto diventa questa figura simile a Laurie Strode nella trilogia David Gordon Green, quindi l'ultima, che come dire, si allena. Tra l'altro c'è anche la figura, insomma, del vecchio saggio che l'aiuta anche a prendere delle armi, ad allenarsi, eccetera, anche questa molto tipica, e diventa colei che poi cercherà di uccidere il Grinch. E qui la cosa interessante è che tutta la parte ridicola, tutta la parte divertente è filtrata molto da riferimenti che sono molto specifici alla storia del Grinch, a parte quest'uso ricorrente della narrazione che ricorda il film del Grinch, ovviamente, quello di Ron Howard. È molto simpatico l'utilizzo poi della narrazione per rime, oppure il fatto che la risoluzione del film è sostanzialmente quella della favola, ovvero che il suo cuore cresce di tre dimensioni, solo che quando cresce di tre dimensioni esplode, quindi il Grinch muore una volta che viene perdonato da Cindy Lou, perché Cindy Lou capisce che effettivamente anche lui era traumatizzato dall'essere stato chiamato mostro. Quindi anche qui ricorrono quelle figure e quei cliché di cui parlavi anche tu prima. Perfetto. Io direi di parlare invece di di forse l'horror, il cortometraggio, in realtà l'unico cortometraggio di cui parleremo in questa Sì, puntata, sì, sì. che è forse anche l'unico che ci è piaciuto, diciamo. Possiamo dire che è la cosa che ci è piaciuta di più di questa breve carrellata di film di serie Z, che è il corto The Vanishing of S.S. Willy, che è un cortometraggio che si definisce proprio nella descrizione del video su YouTube, analog horror basato sul cartone animato della Disney di Topolino, Steamboat Willie, che adesso non vorrei dire una È una cazzata, ma è il... versione di Topolino che adesso è fuori copyright, quindi può essere Ah, ecco, utilizzata. esatto. Che tra l'altro io non lo vedevo da anni, Steamboat Willie, ma sono andato a rivedermelo dopo aver visto il cortometraggio horror. E devo dire che questo è un film che forse ai tempi quando uscì non aveva. Cioè, gli aspetti horror non vennero sicuramente notati perché, vabbè, era il 1928, mi pare il primo cartone animato con una colonna sonora sincronizzata con il video. Diciamo che era prevalente l'idea che sì, tutta la violenza presente era talmente comica, talmente cartunesca, che non faceva mai il giro e diventava horror. Invece Ecco, noi che e viviamo invece in un mondo creepypasta, come abbiamo parlato una settimana fa con Jane Shembrun, diciamo che andiamo a ricercare questi elementi. Sì, però anche cioè, guardarlo nel 2024 è un film che fa un po' impressione per la violenza anche abbastanza esplicita che viene fatta nei confronti dei poveri animali che ci sono all'interno del cartone animato. E quindi è già un po' horror di suo, cioè, guardandolo io ho pensato quasi che fosse addirittura più horror del cortometraggio horror, per quanto mi riguarda. Guarda, ti Cioè, mi ha assicuro, disturbato di più, devo stavo dire. vedendo dei corti qualche mese fa di Topolino, quelli proprio i primissimi, e ti assicuro che c'è di peggio. C'è un corto in cui Oh, Topolino, mi cioè, fido. Topolino prende gli organi interni di un toro e rivolta il toro al contrario, quindi Oh, capisci? sì, mi ricordo di queste scene. Comunque, solo che sai, da piccolo non ci fai troppo caso, guardandole adesso. Tra l'altro, leggevo anche i commenti a film family friendly. Dico, sai che
insomma, non così tanto, però. Invece il cortometraggio horror è un analog horror in cui praticamente viene ritrovato un film che si pensava andato perduto sulla scomparsa della SS Willy, che è la barca, l'imbarcazione del cortometraggio, su cui appunto c'erano Minnie, Topolino e credo fosse Brutto, il capitano. Mi pare di sì, non E, ricordo sì, benissimo il non aveva nome. ancora le fattezze del Brutto che conosciamo oggi, però Esatto. bene o male era il cattivone, sostanzialmente. E praticamente è un film muto, un documentario muto, in cui vengono mostrate, diciamo, delle prove, della documentazione su questa nave, su questa imbarcazione che è scomparsa, ed è un'indagine su cosa sia successo a questa barca, su questa barca, perché è scomparsa, che fine abbia fatto. Ed è praticamente tutto slide di testo. Delle Sì, le foto classiche didascalie del cinema muto. didascalie del cinema muto e delle fotografie a un certo punto che mostrano appunto il ritrovamento della barca. E dei film, dei mini filmati che non so se sono stati ricreati oppure sono filmati che insomma sono di libero accesso dell'epoca, per esempio con i sommozzatori che scendono sott'acqua andare alla ricerca Ah, beh, della sfingottina. sì, può essere Certo, una ci roba. sarà comunque della manipolazione in CGI perché la nave comunque ha la scritta SS Willy, quindi Ma insomma. guarda, secondo me anche quel filmato lì dei sommozzatori, cioè, può essere anche una roba ricreata, tranquillamente, volendo. Tanto è talmente reso antico, diciamo, distorto, fatto reso vintage, che può essere anche una cosa creata ad hoc e poi dopo fatta più invecchiare, tra virgolette, finta invecchiata. E praticamente. E poi c'è anche un discorso sulla musica, nel senso che poi alla fine del film c'è anche una registrazione della musica che all'interno del film, diciamo nel log del capitano, si dice che loro sentissero durante la notte e che in qualche modo fu parte del disastro che ha comportato il naufragio e l'affondare della SS Willy e la Sì, che nel scomparsa dei due corto. personaggi, tra l'altro, che sono uno il Topolino e l'altro, non mi ricordo l'altro personaggio chi è che scompare, se è Minnie o. Dicono il ruolo sulla nave, ora andrebbe Non mi rivista ricordo la il questione. ruolo. Uno era Topolino e l'altro è un altro personaggio. Potrebbe essere il corrispettivo di Minnie, ma non sono Sì, sicuro. probabilmente. E la cosa fondamentale è appunto questo, aver allacciato l'originale con le questioni horror, perché nell'originale c'è Topolino appunto che tramite gli animali, tramite gli oggetti che trova sulla nave, annoiato, ricrea questa musica. Quindi è come se la musica fluisse da dentro Topolino verso fuori e fosse una roba incontrollabile. Questa mancanza di controllo poi può diventare un horror, tant'è che nella registrazione di cui parlava Ale si sentono poi in sottofondo le grida degli animali. E comunque ricordiamo che in questo caso le fattezze degli animali sono completamente cambiate perché hanno le divise da antropomorfe, perché insomma si intravedono le braccia, eccetera, però hanno le facce di questi animali che sono non antropomorfizzati e quindi hanno veramente la faccia da mucca, la faccia da topo, eccetera, che è una cosa che lo rende vintage e anche un po' creepy. Sì, è un po' creepy, sì, perché è un po' quegli umanoidi che però non sono totalmente umani, e quindi c'è l'Uncanny Valley, no? Tipo. Esatto. E tra l'altro io ne ho visto un altro che Ale non ha visto, che è The Mousetrap di Jamie Bailey, che è uscito quest'anno, in cui durante il compleanno di Alex, questa 21enne, quindi appena ha fatto la maggiore età in America, rimane bloccata nell'arcade in cui lavora e il suo capo, che è un appassionato di cinema, va nel suo ufficio, insomma, a rilassarsi dopo aver assegnato gli straordinari a questa ragazza e alla sua collega. Va nel suo ufficio a rilassarsi e si ritrova a guardare il corto Steamboat Willie, quello originale, ma nel proiettore c'è un problema, cade dell'acqua su un cavo scoperto e la figura di Topolino è come se si trasformasse in una figura cattiva e uscisse fuori dallo schermo per possedere una maschera che il capo di queste due ragazze tiene nell'ufficio. Allora lui
con la maschera che gli parla, prende questa maschera e assume dei poteri soprannaturali. Cosa, questa sovrannaturalità, diciamo che esiste anche nei due Winnie the Pooh, perché comunque per giustificare il fatto che siano animali mutanti, hanno comunque una forza un po' fuori dal comune, ma come la Art il Clown in Terrifier, per esempio. Tant'è che questo topolino riesce ad apparire e scomparire a piacimento fin quando non viene, come dire, tenuto a bada da una torcia. Questa cosa della torcia, tra l'altro, mi ha ricordato un altro prodotto che in realtà è videoludico, sugli horror, che cattura molti immaginari horror, che è Dead by Daylight, in cui se tu fai il sopravvissuto, perché sono sopravvissuti e devono scappare da killer, che spesso sono anche killer di film slasher, per esempio Michael Myers, eccetera. Se tu usi la torcia, puoi accecare il killer e il killer tipo non può più usare i suoi poteri, non può più muoversi per un tot di tempo. Allora questo topolino, se è accecato dalla torcia, non può più teletrasportarsi, e quindi questo diventerà uno dei punti fondamentali del film. Però qui torniamo al punto che se The Vanishing of S.S. Willy era molto legato al corto originale, qui in realtà torniamo al punto del primo Winnie the Pooh, ovvero che è un killer con una maschera di Topolino, in cui Topolino, a parte questa risata un po' simile alla sua, di Topolino non ha molto. È un classico slasher di serie Z, in cui vengono richiamati dei cliché del tipo il fatto che l'unica che poi si scopre non essere unica sopravvissuta racconta ai poliziotti tutta la storia tramite flashback. Però c'è un'attenzione particolare, cosa che è molto rara, alla cronologia del film, perché questa ragazza conosce cose che non dovrebbe conoscere, e costantemente questa cosa viene messa in discussione dai poliziotti, dicendo: ma tu non eri in quella stanza, forse sei tu il killer, eccetera, eccetera. E quindi ci sono queste finezze, se possiamo chiamarle, che in realtà sono minimo sindacale, però in questo tipo di prodotti sono anche delle finezze. Diciamo che la puntata può un attimino concludersi qua, nel senso che comunque abbiamo trovato punti di contatto e punti di differenza un po' in tutti i film che abbiamo cercato. Io uno in più che ho visto è stato Alice in Terrorland, ce ne sarebbero altri, magari li inseriamo anche quelli in descrizione, tipo Humpty Dumpty, che richiama molto l'horror delle bambole stile Annabelle, film di Pinocchio degli anni 90, horror. Invece noi abbiamo cercato di rimanere, da un punto di vista cronologico, vicini all'uscita di questi Winnie the Pooh e di questo nuovo universo, che comunque sembrerebbe stare aumentando la frequenza di uscita di questi horror basati su fiabe per bambini, perché è diventato effettivamente un trend che va molto forte sia sui social sia per il pubblico, per le questioni che abbiamo analizzato. Un altro che ho visto io è appunto Alice in Terrorland, uscito nel 2023, di tale Richard John Taylor, che ha fatto un paio di film, da quello che vedo, sempre molto horror, uno anche basato su Dorian Gray. Però sono sempre film che escono quasi back to back, no? Sono carriere in cui nel 2023 escono 4 film, nel 2024 altri 5, perché sono, come dicevamo prima, di serie Z. E anche in Alice in Terrorland, diciamo che ritorna il punto del trauma, perché se conoscete, lo dicevo prima ad Ale scherzosamente, se conoscete una serie di sfortunati eventi, praticamente Alice ha vissuto il trauma della morte dei suoi genitori, perché la casa è bruciata e lei è riuscita a salvarsi, ma comunque ha i sensi di colpa perché non è riuscita a salvare i genitori, e allora va a vivere, perché i servizi sociali chiamano la nonna, va a vivere dalla nonna, che vive in questo rudere che poi scopriremo chiamarsi appunto Wonderland, che è la villa di famiglia dei suoi antenati, che ha preso il nome proprio appunto da Alice in Wonderland, tant'è che la nonna gli inizia a leggere la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, che la ragazza non conosceva. La ragazza, siccome viene praticamente drogata dalla nonna attraverso l'utilizzo di erbe e di tè, inizia a sviluppare queste allucinazioni che richiamano personaggi della storia originale di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma addirittura o mascherati in maniera ridicola, tipo una mascherina da 5 euro di finto coniglio, quindi neanche che copre tutta la faccia, per esempio, quelle mascherine, insomma, da ballo, da sala da ballo. Oppure personaggi che richiamano i nomi di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma che sono in realtà veri serial killer. Insomma, non si capisce benissimo, da un punto di vista reale, se sono stati crimini che sono della città, delle vicinanze, della casa. Infatti, la logica non è il forte di questo film. Fino a quando lei non riesce a capire che la nonna la sta drogando, e allora combatte contro la regina di cuori, che sarebbe effettivamente la nonna, per poi sconfiggerla e uscire da questa Wonderland Terrorland. Quindi anche qui diciamo che i temi
abbastanza simili a quelli di cui abbiamo già parlato, e sono sicuro che da qui in poi si è aperto un po', si è scoperchiato il vaso di Pandora e aumenteranno sempre di più queste uscite horror, tant'è che alcune non siamo riusciti a recuperarli o a reperirli in generale, ma ce ne sarebbero molti altri già su Cinderella oppure su Riccioli d'Oro, insomma ne stanno uscendo parecchi, soprattutto in virtù del fatto che ormai i diritti di certe rappresentazioni dei personaggi stanno sparendo. Per esempio, Winnie the Pooh, sono spariti i diritti delle prime rappresentazioni di Winnie the Pooh, non di quelle Disney. Tant'è che comunque bisogna stare attenti quando si producono questi film al modo in cui vengono rappresentati i personaggi. Sì, a me una, giusto in chiusura, mi verrebbe da dire che secondo me la grossa differenza tra queste fiabe horror e The Vanishing of the SS Willy è che le fiabe horror fondamentalmente sfruttano il pretesto dei personaggi Disney per trasformarli semplicemente in un horror slasher sanguinoso, mentre invece quello che fa The Vanishing of SS Willy mi sembra una cosa un pochino più interessante, anche un po' più, cioè, anche un pochino più curiosa, cioè prendere un film e diciamo espanderne un pochino l'universo narrativo in chiave più horror, e in questo caso un tipo di horror che è appunto analog horror, quindi si collega un po' alle creepypasta, un po' quel mondo dei racconti che vanno perduti e poi ritrovati, riguardanti appunto delle sorta di leggende metropolitane, ecco. E queste legate ad internet. E secondo me è quello che viene fatto in cioè quel tipo di interpretazione horror, quella parodia horror, possiamo dire, anche se non fa ridere per niente. È un pochino, almeno la trovo un po' più interessante rispetto agli altri film di cui abbiamo parlato, che sono invece di fatto dei pretesti per mettere in scena semplicemente qualcosa di splatter e basta, fondamentalmente.